Lo sapevate che il passaggio dai 30 ai 40 anni viene spesso sottovalutato? Invece è un momento particolarissimo nella vita femminile. Ah, ho capito, è perché dopo gli anni non si contano più. Per chi è trendy sano come me, gli anni sono solo un dettaglio. Per aiutare a essere trendy e sani anche voi, pubblico un nuovo video ogni giorno alle 7 di sera circa. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per essere avvisati da YouTube appena esce. Detto questo, il cambiamento per noi donne dagli enta agli anta è che cambia la prospettiva della vita. Il cambio di decade è come uno spartiacque tra il prima e il dopo. Superata la fase in cui bisogna raggiungere certi obiettivi, il lavoro, la casa, il matrimonio, i figli, per chi è portata alla vita familiare, si apre una nuova fase che deve offrire un nuovo senso alle cose. Secondo la naturopatia, il cambiamento non riguarda solo la sfera personale, ma anche il corpo, che inizia ad avere esigenze metaboliche diverse. E va ascoltato. Ecco le 10 abitudini dannose da perdere intorno ai 40, sarebbe meglio prima. E alla fine del video voglio condividere il mio segreto per farlo senza stressarsi. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E andiamo avanti. 1. Non staccare mai, anche se dentro ci sentiamo ancora delle supereroine. Dopo i 40 il corpo ha bisogno di più riposo e più momenti di ricarica. Pena, guai più seri dopo. 2. Fumare. Il fumo invecchia la pelle, rovina i capelli, aumenta il rischio di pressione alta. E la lista dei danni è lunga. Sconsigliato anche fumare in compagnia, non è più l'età. 3. Paragonarsi agli altri. A questa età paragonarsi non ha più senso, e meno che mai con donne più giovani, magari colleghe sul lavoro. Paragonarsi provoca stress, che poi invecchia, porta via energia, ci fa ammalare. 4. Avere opinioni stereotipate. Avere opinioni preconfezionate, superati i 40, ci fa sembrare superficiali o immature, a seconda del contesto. Usiamo la saggezza degli anni per leggere e capire la vita, non è meglio? 5. Evitare certi discorsi. Un segno distintivo di maturità è saper parlare di argomenti difficili in modo equilibrato e civile. Dialogo equilibrato, insomma. Il contrario, quando ci si lascia trascinare dall'emotività, è sindrome di Peter Pan. Se avete parenti serpenti particolarmente velenosi che vogliono trascinarvi in psicodrammi senza fine, potete guardare questo mio video su come affrontare le persone negative. 6. Seguire solo la mente. È un errore. La mente mente, lo dice l'Ayurveda. Ora siamo mature per capire che tutto quello che ci passa in testa non corrisponde necessariamente a una verità assoluta. Anzi, si dice segui il cuore e io credo sia la guida migliore. 7. Brutte compagnie. Con l'arrivo dei 40 è tempo di fare una pulizia definitiva di tutte quelle persone che non fanno per noi e scegliere le persone positive, quelle che alimentano la nostra positività e non ci fanno perdere tempo in cose inutili e dannose. 8. Rimandare. È una delle peggiori abitudini, sempre, e se diventa cronica può causare seri problemi. Lo dicono anche gli scienziati. Facciamo vedere a noi stesse e agli altri quanto sappiamo essere risolute e sfidiamoci per portare a termine i nostri obiettivi partendo da adesso. 9. Mani bucate. I tempi delle spese pazze e incoscienti sono finiti. Ora dobbiamo concentrarci sul nostro futuro, quello della famiglia, dei figli, se ne abbiamo. Facciamoci ancora dei regalini, ma facciamoli anche al salvadanaio ogni tanto. 10. Dare la colpa a mamma e papà. Basta! Se da giovani abbiamo subito l'influenza della famiglia, adesso è il momento decisivo per smettere di incolpare gli altri. Siamo adulte, vaccinate, la vita la decidiamo noi. Da adesso bisogna lavorare su questo punto o sarà veramente difficile essere libere, essere noi stesse totalmente. Ma quante cose! Io non ce la faccio a farle tutte insieme! Ma infatti non devi, ecco il mio trucco, farne una alla volta. Scegliete quella che per voi è più importante e dedicatevi solo a quella per un mese.
Il mese dopo continuate nella nuova direzione e liberatevi di un'altra abitudine dannosa. In un anno sarete davvero una persona nuova, più interessante, più sicura, più affascinante, più determinata e capace di vivere la vita come davvero desidera. Più trendy e sana, insomma. Bene, aiutatemi a fare tanti video come questo, sostenete il mio lavoro di divulgazione, abbonatevi al canale con un piccolo contributo mensile. Spiego come fare in descrizione. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!